Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio riservato ai vocalizzi. Come promesso, avevo detto che facevamo dei vocalizzi riguardanti gli acuti. Cantare in Libertà. Vediamo il primo vocalizzo che ci può aiutare a prendere un acuto direttamente con un balzo, ed è un esercizio di salti di ottava. Vi spiego bene. Facciamo con la sillaba mo, 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 che sarebbe do, 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 do. Ok? Partiamo sempre dai bassi, quindi dalla voce più grave dei maschietti, che faranno mo, 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 mo. Andiamo avanti. Mo, 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 mo. Per le donne, quindi i contralti, che è quindi la voce più bassa delle donne, loro faranno mo, 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 mo. Mo, 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 mo. Gli uomini mo, 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 mo. Andiamo avanti. Provate a farlo voi da soli. Qua ormai ci sono tutte le voci, anche i tenori, i soprani. Ancora un altro. Ecco, io qui mi fermerei, anche perché oltre, se non siete così esperti, ci vorrebbe un insegnante che vi seguisse. Quindi arrivato qui, scendiamo. È importante sopra di affondare bene con la M. Non tiriamo mai dalla gola. Per le donne è uguale. Di qui rimangono sempre le voci più gravi.